Ciao a tutti volpini e volpine, ben ritrovati qua in questo nuovissimo video, ragazzi. Oggi siamo su un nuovissimo gioco, siamo su Man of Medan, uscito il 29 agosto su tutte le piattaforme, spero, credo, o solo su PC, non mi ricordo più. Comunque, abbiamo due possibilità, giocare da solo o giocare in compagnia. Questo è un gioco d'avventura, raga, quindi mi sa che qualcosa di bello ci dovrebbe stare. Quindi andiamo a provarlo subito, immediatamente. Ho visto anche un po' delle immagini su Steam, dei trailer, non tanto per non spoilerarmi, diciamo, i contenuti, però dobbiamo andare adesso a vivere la nostra storia in singolo. Quindi premiamo subito. Andiamo così. Il gioco già mi ha messo tutto al massimo di suo. Quindi, nuova storia. Bene, nuovo slot, ovviamente. E attendiamo il caricamento. Eccoci. Grafica che già mi piace. In 2,35 primi il rapporto d'aspetto. Man of Medan si chiama. Speriamo che non deluda. Il fatto di framerate. Anche come script. Perché qui c'è già una bara. Ma sbaglio, ci sono i dialoghi. Quella persona parlava a quel soldato. E non. Non so. Io spero di sbagliarmi, eh. Le musiche sono fantastiche, già mi stanno piacendo. Però spero che parlino anche. Altrimenti sto gameplay non lo vedete se non parlano. Mi sembra anche giusto. Vediamo, eh. Nulla, proprio gli può fregare meno di parlare. Dai, fenomeno. Ok. Iniziamo a tornare verso la nave. Ehi. Aspetta un attimo. Che c'è? A quanto pare il vecchio Charlie il Bello ha una piccola missione da Lo compiere. conosco il doppiatore. Sai Se sa combattere. combattere. Ehi, dammi una moneta. Perché? Devo scoprire il futuro. Sì. Comunque i sottotitoli sono diversi rispetto al dialogo. Iniziamo. Cosa mi aspetta, nonno? 你对这些牌有疑问吗? Ok. Usa R per scegliere. Dimmi di mio figlio. Ma dai. Vorrei sapere qualcosa su mio figlio. Nel senso, Fatemi capire. crescerà forte e sano. Riuscirà a cavarsela. Vediamo che gli mostra. Drago bambù. Drago. Se tenete premuto verso quella posizione, vi sceglie quello. Io vedo RT per raccogliere. R per esaminare. Un delfino. No, no, non è un delfino. Sembrerebbe un È un pesce. pesce. Dall'altra parte non lo posso girare. Posalo. Sto gufo. Mamma mia. Ehi, cosa? Ma che significa? Dimmi che significa. Che diamine, vecchio? Hai il destino segnato, sto qua. Tratti aggiornati, Ehi, RB. bello. Fammi provare, dai. Altruismo, insicurezza, egoismo, avventatezza. Ah, ma è tipo quel gioco che era in esclusiva per PS4, se non sbaglio. Obiettivo attuale, scopri il tuo futuro. Sì, pensi di farcela. Combattere? Certo. Hai qualche moneta? Inizio a segnarmeli. Ci faccio un giro. Faccio, faccio. Guarda che figo. Allora, mirare e colpire. Vai, vai. Mamma mia. Troppo forte sei. Il tema circolare indica il tempo rimasto. Ah. Che veloce adesso. Vai. Vai così.
Dobbiamo dimenticare i comandi. Dai. Dimostra quanto sei forte. Adesso tutti assieme. No, ce l'ho fatta. Mamma mia. Mamma mia, che riflessi. Ma che devi fare? Ti insegno domani. Pezzo di fango. Sì, pare sia io il nuovo campione di karate. Che strano. Ehi, Chuck. Ma questo è idiota. Ma non ti vergogni? Rischiamo di restare a terra. Aspetta, voglio fargli un'ultima domanda. Dobbiamo rientrare ora, subito. Mamma mia, raga. Ti prospetto un bel gioco. Però ti vederò i gameplay ad un quarto d'ora, eh. Perché se faccio troppo lunghi, mi richiedono troppo tempo per ricaricarli. Per caricarli su YouTube, intendo. E per renderizzarli. Chissà cosa contiene questa cassa. C'è tipo un teschio nel mezzo. Tipo cose tossiche. Vedete presente alle volte. Comunque sì, ho cambiato postazione alla cam, perché dall'altra parte c'è troppo sole. Qui è meglio, secondo me. Un po' scomodo, però spero che lo apprezziate. Sono più di una cassa, eh. Sono tre casse. Caricamento. Eccoci. Ehi, ehi. Dove sono i miei 50 centesimi? Per 50 centesimi come fai? Mamma mia. 50 centesimi? Quali 50 centesimi? Dai, non scherzare. Ehi, sparisci, forza. Non provare a spingermi. Ma perché? Perché hai dato un pugno? Che motivo avevi? Parere medico? Questi due sono gonfi d'alcol. Ah, per quel motivo. Portate questo qui in infermeria. L'altro sbattetelo in cella e lasciateci. Mi sa che gli è finita male. Non è come speravano. E mo se le portano a questa nave ci stanno i segreti, tipo. Non lo so, è un gioco di devo guardare qua, è un gioco di avventura. Mi farei anche delle scelte. Come abbiamo visto prima. Temporale, tempesta. E da qui c'era qualcosa. Ma sicuro, 100%. Ecco. E mo? Guardate il liquido che esce. Mi raccomando, raga, un bel mi piace e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video, eh. Perché, cioè, qui invece sono quattro barre normali che penso che con questo gas si trasformino. Ma tipo resuscitano da lì dentro, resuscitano, raga. Mamma mia, cioè, mi immagino già tutta la scena. Joe. 20 mg di morfina. Minchia, senza sottotitoli mica potevo sentirlo. Mi sa che ci sono morti, eh. Non so, se sognava. Infermeria, ora è 1:36, 22 giugno. Possiamo camminare? Raga, è realistico. Quando mi muovo c'è un po' di input lag, c'è che lo fa dopo, c'è un po' di ritardo di un secondo. Però è realistico. Mamma mia. Ma che è sto gioco? Oh Gesù, sono messo paura. Ma che cazzo? E questo è uno, ne mancano altri due se non sbaglio. Che ce ne stavano. Però ho trovato una chiave in compenso. Afferriamola. Cioè, prendiamola. Dai, esaminiamo, vediamo se c'è scritto qualcosa. Non la puoi girare dall'altra parte? Non la puoi girare. Va bene. La boccia vuol dire che non c'è scritto nulla. Analizziamo lui. Vediamo. Nulla, non si può fare nulla. Cioè, comunque c'è morto male. Guardagli la faccia, guarda, con un occhio. Ma un occhio aperto è stato. Cioè, ovviamente non si ride per la morte degli altri, però, raga. Comunque un gioco.
qui nei letti non possiamo fare nulla. Qui neanche. Direi che possiamo solamente uscire. Comunque potete giocarlo con la tastiera o con il joystick come sto facendo io, sempre dall'Xbox One, come l'altro gameplay di Anzershoss, una cosa di umano da Odyssey, non mi ricordo. Ma speriamo che il gioco mi piace. Cioè adesso la grafica tutta maxata, raga. Cioè non pensa neanche così tanto, se ci pensate. Cioè il gioco te la mette de suo. Cioè è realistico. Hey, Charlie, a te com'è andata? Basta, voglio uscire da qui. Che diavolo succede là fuori? Ho sentito aerei e spari. Tutti ci sono morti, raga. E ho trovato un... Secondo me... cadavere. Solo loro ci sono morti. Reparto medico. Qualcosa non va. Filiamocela. Sono restate solamente loro, volevo dire. Allora, siamo ancora a 10 minuti, 11 lì. Vediamo qui da questa parte, troviamo altre cose. Adesso non so se è importante ispezionare anche gli altri lati, perché quando sono uscito potevo uscire dall'altra parte. Però i rumori non mi piacciono. Mantieni la calma. Premi A in accordo al battito. Va bene. Ma dove, raga, che figo! C'è stato un altro gioco così. Madonna. No, se sta piacendo il soldato. Però raga, con le immagini così mi può anche scappare che sbaglio. Dai che è passata. Non è vero, c'è sto. Madonna, quando ce n'è stato? Aspetta un attimo, non carica il fucile. Madonna, raga, sono concentratissimo. Raga, c'ha uno sguardo maligno sto qua, ma non è lui. Non è una persona. Chiamato un esorcista. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Continuiamo. Vedete la faccia che aveva, non era normale. Accidenti. Non lo so. Dai, Charlie. Come si chiama lui, Joe? L'altro è Charlie, allora, giusto. Oh mio Dio. Cos'è stato? Non ce l'ha messo che era di horror, però io adoro gli horror, ma non ce l'ha messo, quindi... cioè, dovevo prepararmi prima. Se passate non gliel'hanno messo, si bastarde qua. Ma se vado lì invece di andare dove sei tu... invece non è vero. Dove è illuminato mi sa che sono i posti in cui possiamo andare. Quindi possiamo andare qua. Però tu... raga, è troppo realistico, guardategli la faccia. Cioè, lui non può fare nulla là. Sembra strano. Vediamo se possiamo andare qua prima. Hey, Charlie, aiuto. Però c'è il telefono, prova a telefonare a qualcuno. Non ci provano, non gliene frega nulla. Ti premo a ripetutamente, non ti preoccupare. Oh mio Dio. Merda, no. Sti bastardi. Sì, infatti. Si sta mettendo male. Eh sì. Raga, i giochi mi piacciono. Questi giorni, raga, mi sono visto E.T. il capitolo 1. Mamma mia. È piaciuto il tipo di film che c'è stato. Non voglio spoilerare perché non se l'hai visto, però vi dico solo che io ce l'avevo nel computer da 2 anni e me lo sono rivisto... no, ieri sera, ma 3 giorni fa, credo. Potevo aprire l'altra porta. Se può tornare indietro. Vediamo se posso tornare indietro. Eh no, mi sa che lui non mi fa passare. No, raga, siamo costretti ad andare avanti. Cavoli. Magari l'altra porta ci poteva riservare altre cose. Questo non lo possiamo sapere. Cosa extra, cosa da prendere. Al diavolo, un altro morto. Esaminiamolo. Dannazione, Buckley. L'ultima volta che l'ho visto in sala mensa era sano come un pesce. Poveraccio. Ma mo c'è rimasto con gli occhi aperti e non ha una bella espressione. Guardategli le dita pure. Cavoli. Possiamo andare... qui? Non possiamo andarci. Possiamo andare qua allora. No, dietro. Non ho capito. Vabbè, Mi prendi in giro o cosa? Se faccio... ah, ok. Non lo so. Io avanti andavo, lui è tornato indietro. Adesso devo capire quando mi fai il salvataggio. Per non dover ricominciare da capo. Ma te che so belle le inquadrature,
Tieni premuto LB per camminare più velocemente. Cavolo, dimmelo prima, no? Poi da qua. Da qua è dove ero prima, mi sa. Oh, non è vero. No, qua è dove ero prima. E tipo mi divido, mi posso dividere. Per i cavoli miei. Ah, eccoci qua, giusto che vediamo le cose, come sta. Qui è chiusa. Però guardate, per sta porta non chiama aiuto l'amico suo. Va bene, dai. Senti, sono solo io o anche tu hai un pessimo presentimento? Ma che razza di domanda è? Ti sembra forse un sensitive? Sei ridotto uno straccio bucato, Chuck. Non sono l'unico. Lui è Chuck. A Charlie. Saliamo sul ponte. Sì, ok. Va bene. Oh mio Dio, madonna, raga. Mi fanno mettere una paura. Chuck, hai visto quel bambino? No. Ti senti bene? Raga, mi sa che c'ha l'allucinazione. Ne hanno fatto qualcosa. Allora, ci sono altri due soldati morti in fondo. Uno, guarda come cavolo è messo quello a destra. E ci sta quello sulla scatola. Charlie, vieni qui. Mi viene un po' di sete quando gioca sti giochi qua. Raga. Ah, te lo sei preso e fuggirà allora. Spero di saperci mirare con joystick, non sono tanto bravo. Cioè, voi avete visto l'espressione in cui sono quelli morti? Cioè. Cavolo, raga. Mamma mia. Pure la messa a fuoco è bella. Che motore grafico è? Eccolo. No, raga. Ah, qui dove c'erano le bare. Coraggio. No, raga. Sto gas è tossico. Dov'è l'amico suo? Ma se n'è andato? Ecco l'altro. Oddio, no. Charlie! Non è Charlie. Charlie stava con te. Se lo immagina. Chi è sto bambino? Oh mio Dio, raga, mi mette l'ansia. No. Ma c'era da bambino. Ma che cazzo vuoi? Non lo puoi colpire, basta. Non lo puoi colpire, non lo puoi colpire. Oh mio Dio! Alza. E li trasforma. Ma che succede? Ma che gioco strano è. Ha fatto la stessa cosa che è successa agli altri a terra. Tutto sta cazzo di nave, ma che trasportava sta nave? Tanto per sapere. Mayday! Mayday! Ehi, c'è nessuno? Rispondete, qualcuno mi riceve? La vostra posizione, ripetutate la vostra posizione. No, forza! Avanti, dannazione! Sta scappando un soldato. Ecco. Questo c'è morto, raga. Al 112%. Ma che è? Oh mio Dio. Madonna, che cazzo sto gioco? Ma che è il prete? Ah. Quello che faccio vedere Mayday. La laggata l'ha fatta, mi dispiace. Però non ci posso far nulla, raga. Sì. Quanto dura sto prologo? Vedere tanto. Ma mi sa che è finito. Perché già siamo a 20 minuti. Mamma mia. Queste qua, raga, sono canzoni da copyright. Quindi o vi tolgo l'audio o non lo so. Comunque,
Spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Questa qua diventerà una serie, perché sinceramente mi piace di più rispetto all'altro gioco, quello delle scimmie là. E devo completare anche Plague Tale, non so, mi devo affrettare. Questo qua, Sean Ashmore, Sterling, cioè conduce, cioè nel senso, cioè sta nel film, nel gioco. È bella l'inquadratura, cioè raga, non è 16 noni. Il formato d'aspetto, cioè, è 2.35, 2.39 primi, se non sbaglio. Bello. Comunque, spero che la canzone non dia copyright, eh. Perché sinceramente non la voglio togliere. Però, se poi parlo, non è tanto bello, diciamo. Cioè, questo qua sarà l'investigatore, quello a capo di tutto, mi vuoi dire? Ed è quella a sinistra, ma quella è Samara a sinistra. Raga, ma che stiamo a dire? Una società che non la conosce nessuno, almeno per me. E già ti fa un giocone così, ma da quant'è che ci lavorano? Ci stanno pure i capi a sinistra. Il teschio. Cioè, figo. Non è cosa da poco, se lo dico io, cioè nel senso. C'è pure la bussola, sto qua. Io vorrei finire il video, ma vorrei far finire prima il gioco. Cioè la intro. Dai che è finita, dai dai dai. Bella chitarra. Mamma mia. Proprio l'emozione vedo. E anzi le sento dentro. Bah. Mamma mia. E che vedevo di? Ecco. Tre candeline. Per pregare. Salve. Ma chi guarda a me? Questo qui? No, raga, sto gioco è una copia di quell'altro. È il mio archivio. Come si chiama quell'altro gioco per PS4? Se qualcuno lo sa, per favore, me lo scriva nei commenti. Che c'è stava pure uno che ti salutava così e ti diceva salve. Un gioco bello che faceva le scelte, proprio come questo. Secondo me l'hanno copiato, però visto che non ho giocato l'altro non lo so dire, non ne sono sicuro. E quindi non mi interessa più di tanto. Io sono il curatore di storie. Ah, bella, ancora se storia d'amore e odio, avidità e bellezza, vita e morte. Ah, a buona sapersi. Storie come questa. E che racconta la storia? Scriverò la storia che decideremo insieme di raccontare. Ah. Questa storia è scritta solo in parte. Ciascuno la completerà con le proprie scelte. Va solo bene. Questo definirà se la sorte delle persone coinvolte continuerà ad essere buona o prenderà una piega meno felice. Tutti ci affidiamo alla nostra bussola morale per prendere una decisione e dobbiamo accettarne le conseguenze, anche quando fatali. Ecco, ma non perché bisogna temere la morte, dopotutto essa è ineluttabile. Ah, la citazione a Thanos. Per aver vissuto e arriva prima o poi. Quindi, per tutti. Siamo cattivi, ci ammazzano. Se nessuno siamo buoni. Ha questa fretta di pagare, vero? E stiamo vivi. Come nella vita reale, le proprie azioni contano e le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Continuerò a seguire i progressi della storia. Non è mia abitudine interferire, ma potrei anche pensare di offrire qualche suggerimento. Questo, per esempio. Ci sono immagini in questo mondo che possono mostrare scenari plausibili. Riuscendo a trovarle e a comprenderle, possono aiutare a prendere delle decisioni migliori. O dovrei dire, decisioni che conducono agli esiti auspicati più fortemente. È tutto per ora, ma presto avremo l'opportunità. Ma guarda, non vedo l'ora di parlarci. Valutare insieme qualsiasi strada percorsa. Mamma mia. O qualsiasi disastro causato. Tanto alla fine mi direi il nome come nell'altro gioco. Allora, raga, il gioco è interessante, bello, godibile. I jumpscare ci stanno, ma ci sono le cose che fanno paura. Però il gioco non vuole finire, sinceramente. Vediamoci solamente quest'altra parte. E sarà ovviamente un episodio da 30 minuti. Dicevo un quarto d'ora. Però va bene, dai. Tanto non c'è problema. Tanto ci metto, primo sbagliato, ci metto tanto a renderizzarli con la webcam, ma poco a caricarli. Questo è Brad Arguzzi, fratello di Alex e Innocenza.
Vediamo chi è Alex. Intanto, nomi più facili no da ricordare, eh? Il Duca di Milano si chiama la barca. Questi Alex, motivazione e insicurezza. Bray, fidanzato di Giulia. O Giulia. Penso che sia Giulia. Basteranno? Se restiamo a secco, chiameremo i rinforzi. Allora, senti, non sono mai stato laggiù prima. Dove? Sott'acqua. In immersione. Mi puoi mostrare come fa un professionista? Sul serio? Sì. Cioè, sei seriamente venuto qui senza aver mai preso lezioni? Tanto che gli è frega. Sì. Sa campa una volta, dice. Allora, non dire nulla. Dovevo lavorare, imbarazzante. Dovevo lavorare, risentimento. Non ho avuto tempo, ho lavorato tutta l'estate. Ah, d'accordo, capito. Ehi, attento. Ricordo che queste qua sono scelte. Fratellino, calmati. Cosa? Giulia e Conrad sono, come dire, due ricchi sfondati? Quindi? La tua fidanzata. Non pensare ai dettagli, è da sfigati. Non farmi pentire di averti qui. Vediamo. Sono stato invitato. Non so fare con le persone. No, l'accuso, ma perché? Cioè, portato da te? Davvero? Pensavo di essere invitato. Non ho capito. È stata Giulia a invitarti. Sul serio? Giulia? Certo, voleva che ci fossi anche tu. E speravo vedesse che sei a posto, ma non lo sei. Quindi provaci, va bene? Cioè, ok. Questo fratello da merda. Stanno arrivando. Bene. Scusa se sono nervoso, è che studiare medicina è stressante. Ah, lui studia medicina. E poi il rapporto a distanza con Giulia è stata dura. Cinismo, sono state solo 2 settimane. Deve essere dura. Empatia. Sì, deve essere molto dura. Tranquillo. Non lo voglio ferire di sì, più. Sì, in effetti. Cosa? Non sono mai stato un tipo Conrad bastardo con le scelte. Ah, allora è meglio se questa la nascondo bene. Già. Dai. La relazione aggiornata. Allora, obiettivo attuale: aiuta Alex a prepararsi per l'escursione. Brad ha entusiasmo, arguzia, onestà e invidia. Quindi è anche invidioso delle persone. E Giulia? Non possiamo. Non abbiamo nulla su Giulia. Fliss non so chi sia. Non abbiamo delle statistiche aggiornate perché ovviamente non conosciamo ancora gli altri personaggi. Comunque, raga, il menu è simile a quel gioco che dicevo io. C'è poco da fa. Ehi, la grafica è spettacolare. Posso chiederti un consiglio? Sì, su cosa? Guardate, si tratta le texture. Di una decisione importante che devo prendere. Se proseguire gli studi? Cioè, non costa neanche tanto il gioco. È una scelta di vita, in un certo senso, sai? Non è facile fare la scelta giusta. Cioè, non è come giochi AAA. Segui l'istinto, usa la testa. Usa la testa. Sicuro di essere pronto? Prudenza. Riflettici. Considera tutte le implicazioni. Dai, ora non mi dico sbagliato. Che è successo? La bussola va verso est. Però ti ha detto ad Alex di riflettere. Che è fatta? La prendi? Ma che vuoi da me? Che volevi che ti rispondevo? Tutto andrà bene? Come al solito. E poi che sai che succede nel film? Cioè, muoiono le persone. Cioè, non ha senso sta cosa. Esplora. Non posso neanche esplorarla. Finisce, dai. Alex, come cazzo te chiami? Ehi! Hey. Giulia, emozione e avventatezza. Sorella di Conrad, fidanzata di Alex. E questo è Conrad, fratello di Giulia. Imprudenza e tranquillità. Un tipo tranquillo allora. Mamma mia, raga, che grafica bello! Mamma mia! Connie, lui è Alex. Ehi, come va, Conrad? Raga, sto attore lo conosco. Occhio, sorella. Grande rifatto. Sciupa femmine. Mamma mia, che bello. Finalmente ti conosco. E lui è Brad. Mi sembrano tutti attori conosciuti, sti qua. Bradley, finalmente ho sentito tanto parlare di te. Sì, e io di te? Ti sono mancato. Ehi, ti va una birra fresca? Ogni secondo. Ah, i secondi sono tanti, cowboy. Io mi sarei limitata a... E gli devi dire. Sì, grande, soffre mal di mare. Ah, tranquillità, sì. Dai. Certo, grande. Parlare un tipo... Adoro la birra. Relazione aggiornata. Tranquillità, gli ho aggiunto. Però lì in minuscolo, se vedete, c'è scritto innocenza. Ansia. Perché lui è anche un po'... Oh mio Dio. Ansimatico, si dice. Non mi ricordo, raga. Ansioso. Madonna, ansimatico. Che cazzo ho detto? Così si fa, Brad. Sei un vero drago di mare. Mamma mia. È il lupo. Non rovinarla.
Gli ha cambiato il proverbio. Hai mai fatto immersioni? In modo di dire, voglio dire. Pessimismo mai, sicurezza di continuo. Mai, dai, digli mai. No, in realtà. Non ho mai provato. Vergine di mare. Bene. Ehi, dai, quando lui non se la prende per il tipo di tratto che ha. Sarà delicato. Dai, vediamo che è venuto pure. Dov'è finito il vecchio lupo di mare? Mamma mia, chi è sta qua? Fliss, impazienza e coraggio, capitano della Duke of Milan. Ah, quella che gli ha dato la nave. In poche parole. Vi inviterei a fare come foste a casa vostra, ma... Che è successo? Siamo tutti a bordo e pronti a partire. Vai, vai, vai. Accendi sto motore. Mamma mia, che buona. Mamma mia. La ciurma è pronta, capitano. Addio birra. Ma raga, è inutile. Guarda che c'è sta il caricamento. Continuiamo ancora. Cosa vogliate che vi dica? Cosa volete che vi dica? Sbaglio il verbo ogni tanto. Bene, butta fuori tutto. Sì. Poi andata, taglio. Vuoi andarti a sdraiare? Sì. Forse è meglio. Santo cielo. Acqua a nord della Polinesia francese. Ore 17:30. Va bene. Che ne dici di qua giù? Mi sembra molto fuori mano. Valuto solo mete alternative se la telecamera non trovasse niente. In realtà non ho mai sentito del relitto che cercate. In genere pullulano di turisti. Sì, ma questo è diverso. Voglio solo dire che se si fa tardi conosco degli angoli perfetti per una bella immersione. Brad era sicurissimo, frustrazione. Brad si è documentato. Si è documentato. Se Brad dice che il relitto è qui, è qui. Ok, sei tu il cliente. Dico solo che prima o poi il sole calerà. Aiuto Conrad e Giulia con la telecamera. Io non pensavo gli rispondesse così. Che c'è? Sinceramente. Vediamo che relazione abbiamo con Fliss. Alex si è risentito con Fliss. Madonna mia. Ma che fate? Piaceva? Giustamente entrambi neri. Non sono razzista, però. Guardate che bellezza. I calcoli di Brad erano precisi al millimetro. Brad non sbaglia mai. Sì, è un mago. Va ringraziato. Fliss, qui c'è un aereo. Sì? Sì, sembra della seconda guerra. Possiamo scendere. Veramente dovremmo comunicarlo alle autorità portuali, come relitto ignoto. Sì, tecnicamente. Sicuri di non voler seguire le regole? Mamma mia, raga, ste qua proprio non ne vogliono sentire. Dici che non dovremmo scendere? Le regole? Dai, dove siamo? All'asilo. Era giusto avvertirvi. Se diamo soltanto un'occhiata, chi lo saprà? Ok, ma fate in fretta. Dai, tanto c'è felice male. Non toccate nulla. Mo ci muoiono. Mamma mia. Non vedo l'ora di essere la prima a scoprirlo. Incredibile, no? È intatto. Vediamo. Alex è rimasto deluso da Fliss. E che ci posso fa? Non tutti siamo compatibili in questo mondo. C'è chi può e c'è chi non può. Tra poco sarà tutto pronto per l'immersione. Io preparo le bombole. I ragazzi faranno i controlli. Guarda la telecamera, vedi se trovi qualcosa di utile. Agli ordini. Ehi, dovresti parlare a tuo fratello? No, qui si può giocare, mi sa. Comunque, ragazzi, per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio andremo a vedere cosa ci aspetta in fondo al mar. E nulla. Spero che il video vi sia piaciuto per l'appunto. Mi raccomando, guardate che inquadratura quando sono FK. Quindi pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao a tutti, volpine e volpire. Bella.